Valeria, una volontaria del Servizio Civile Universale e collaboro con il Parco Nazionale della Maiella. Questa mattina ci ritroviamo col consueto appuntamento del lunedì e siamo a Corfinio. Corfinio è un paese di poco meno di 1000 abitanti, in provincia dell'Aquila, precisamente nella Valle d'Aperigna, e siamo a 346 metri sul livello del mare, vicino alla confluenza di due fiumi, l'Aterno e il Sagittario. Corfinio è un paese piccolo ma dalla storia molto importante. È qui infatti che per la prima volta si parla di Italia. I popoli di questa zona, i Peligni in primis, ma anche i popoli confinanti, quindi i Frentani, i Marsi, i Marrucini e molti altri, si unirono nel primo secolo a.C. in una lega italica per rispondere all'esigenza di vedersi riconosciuta la cittadinanza romana da parte appunto di Roma. Questa alleanza venne stretta, a capo di questa alleanza venne posta Corfinio in quanto città florida, ricca e posta in un punto strategico sulle vie di comunicazione tra nord e sud Italia. Ed è qui che si parlò per la prima volta di Italia, perché questa confederazione, forte com'era, si dette un'organizzazione propria sullo stampo di quella romana e coniò la propria moneta. Infatti è stata rinvenuta qui una moneta in argento che ritrae il profilo di una donna coronata di alloro e accanto a questa è riportata la dicitura Italia, nome col quale inizialmente si indica Corfinio per un po' di tempo, ma che poi per estensione passò ad indicare l'intera penisola. Il sito dove ci troviamo adesso è un sito di una necropoli di età imperiale e questi monumenti che vedete alle mie spalle sono i morroni, sono dei monumenti a torre, dei mausolei di derivazione ellenistica che si trovano non solo qui ma anche nella Sabina e in tutto l'Abruzzo sud-occidentale. Hanno quindi una valenza funeraria, siamo sul sito funerario e come vi ho detto risalgono all'età, tarda età imperiale. Dopo aver visto i morroni ci troviamo adesso davanti alla chiesa principale di Corfinio, la cattedrale di San Pellino, che è quella che vedete alle mie spalle. Questo è l'edificio principale, sul quale però si innestano altri due edifici perpendicolarmente su entrambi i lati. Alla destra abbiamo l'oratorio di Sant'Alessandro, che è destinato ad ospitare le spoglie di Papa Alessandro I, anche se non si sa se effettivamente siano lì custodite. A sinistra invece abbiamo la torre campanaria e l'episcopo, che ospitava il monastero fino a poco tempo fa delle monache di clausura. Questa chiesa, così come la vediamo oggi, è stata voluta intorno al 1075 dal vescovo Trasmondo ed è stata però ultimata soltanto nel 1124. È stata poi oggetto di vari rimaneggiamenti e restauri a seguito di diversi terremoti, in primis il terremoto del 1456 che abbiamo citato già in altre dirette, ed è stata definitivamente restaurata per l'ultima volta negli anni 70 del secolo scorso, quindi è in stile barocco. E questi restauri hanno portato allo splendore le caratteristiche romaniche di questa chiesa. Il sito sul quale ci troviamo adesso si pensa che sia il posto nel quale è stato martirizzato il santo, San Pellino, ecco perché questa chiesa è stata edificata proprio qui. E siamo, per la precisione, su una necropoli d'età paleocristiana. All'interno della chiesa possiamo citare, tra le tante bellezze da ammirare, tre in particolare: un ambone in pietra, il coro ligneo sul fondo della chiesa e il dipinto della crocifissione di Teofilo Patini. Ci recheremo poi, seguiteci in questo nostro viaggio, perché vi farò vedere tra poco un altro sito storico, archeologico questa volta, in un'altra parte di questo borgo. Abbiamo visto la chiesa di San Pellino, adesso ci troviamo all'ingresso del parco archeologico dedicato a Don Nicola Colella, che è stato un amatore, quindi archeologo, che si è interessato della storia degli italici e ha raccolto in eredità l'interesse di Antonio De Nino, e questi scavi sono frutto appunto dei lavori di Antonio De Nino e di Don Nicola Colella. Qui ci troviamo nell'area Piano San Giacomo e la domus che vedete qui è una domus romana del primo secolo a.C. Questa domus molto probabilmente apparteneva ad un cittadino romano benestante, perché annesse ci sono delle terme ed è degna di nota perché sono visibili ancora adesso dei mosaici a pavimento. Abbiamo visto il parco archeologico, adesso ci troviamo nella piazza principale del paese.
Questa piazza ha un aspetto particolare. Come vedete ha un andamento a semicerchio e ha dei tracciati a terra che convogliano verso il centro, e anche gli edifici che si trovano al ridosso del lato meridionale devono seguire questo semicerchio, che è tipico della struttura ad anfiteatro. Qui infatti si trovava un teatro anticamente, i cui resti sono ancora visibili negli scantinati di questi edifici, ed è una piazza che va a terminare nel lato nord con una porta che è l'ingresso al borgo del paese. La particolarità di questo punto di Corfinio è che nella parte posteriore di questi edifici il muro che cinge il lato meridionale offre diversi elementi storici riferibili a diversi periodi storici, quindi possiamo vedere reperti e testimonianze dell'epoca antica accanto a reperti di epoca medievale e più recente, e addirittura sono visibili in alcuni punti degli affreschi. Siamo arrivati all'ultima tappa del viaggio di oggi. Quello che vedete alle mie spalle è il Museo Civico Archeologico dedicato ad Antonio De Nino. È dedicato ad Antonio De Nino perché Antonio De Nino è stato un amatore di archeologia, quindi un appassionato antropologo, il quale ha finanziato personalmente gli scavi che si sono tenuti a cavallo tra il 1800 e il 1900 e che hanno poi effettivamente riportato alla luce tutto quello che noi abbiamo oggi, quindi sia i reperti che i siti veri e propri, tra cui quello che abbiamo visto oggi. I reperti che sono stati rinvenuti vanno dal periodo neolitico fino alla tarda antichità e al periodo medievale, sono esposti all'interno di questo museo, e l'ingresso del museo vuole ricostruire uno studio in stile ottocentesco, quindi vuole essere una ricostruzione dello studio di Antonio De Nino. Successivamente il museo è articolato in 10 stanze che espongono tutti i reperti che ci sono. Sono di grande pregio delle raffigurazioni dell'imperatore Claudio, un cameo, e ovviamente qui è custodita la moneta con la dicitura Italia, quella di cui abbiamo parlato poco fa. Il museo è ospitato all'interno di un palazzo, Palazzo Trippitelli, che risale al XVII secolo. Il nostro viaggio alla scoperta di Corfinio finisce qui. Io spero di avervi intrattenuto e di avervi incuriosito con qualcosa che forse non conoscevate. Vi invito a seguirci per la settimana prossima con la prossima diretta e vi auguro una buona settimana.